Bene a tutti ragazzi, sono Dav, vi do benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati oggi con la carriera allenatore, sempre col Barça B. Mancano due partite per i playoff per salire in Liga BBVA. Ormai matematicamente siamo dentro, ma purtroppo non possiamo neanche matematicamente salire in Liga BBVA direttamente. State vedendo gli highlights del primo match. Oggi andremo a vedere sia l'andata che il ritorno del primo playoff. Però prima abbiamo naturalmente le prime due partite di fine stagione. La prima contro l'Alves, guardate, subito pericolosissimi i nostri avversari, che in più occasioni hanno impegnato il nostro portiere. Poi ci mette una pezza invece il suo di portiere su questa conclusione di Halilovic, che non riesce a trovare il gol. Siamo al secondo tempo, minuto 60, guardate il cross al centro, qui sciupa un'occasione davvero grandissima di testa l'attaccante avversario. Poi ci prova Dunguzzafa con questo tiro che non è precisissimo, però anche in questa occasione il portiere avversario viene impegnato. Poi guardate al minuto 87, una palla fantastica per Dunguzzafa, che qui arriva però il miracolo dell'estremo difensore che mi nega il vantaggio. Finirà proprio così: Deportivo Alavés 0, Barça B 0. Quindi penultima partita di campionato che si conclude con un pareggio. L'ultima invece giocheremo in casa contro il Leganés. Giochiamo con la nostra solita formazione, anche se vedrete successivamente, anche negli episodi successivi, che avremo diversi problemi fisici con diversi giocatori che molto probabilmente sono arrivati stanchissimi, anche perché ho fatto pochi cambi, devo essere sincero, nel corso della serie. Quindi diciamo che la formazione è sempre stata abbastanza uguale. Ho fatto comunque dei cambi solo ed esclusivamente a gioco iniziato. Avete visto il gol di Halilovic, 1-0 dei nostri, che ci porta in vantaggio al minuto 20. Invece ci prova il Leganés con questa occasione. Non è ancora finita qui, perché ancora al termine del primo tempo, guardate qua, arriva però purtroppo l'incertezza da parte di Mitruskin, che regala l'1-1, quindi pareggio stabilito da parte del mio avversario, che ci crede ancora tantissimo. Guardate qua la palla fantastica per il colpo di testa che esce di pochissimo al lato del portiere. Siamo noi invece in questo momento in possesso di palla. Qualche minuto più tardi arriva l'azione fantastica da parte di Dunguzzafa, che serve sui piedi il suo compagno Roman, e arriva il gol del 2-1. Finirà così il match e concludiamo quindi con una grandissima vittoria il nostro campionato. Andiamo a sfidare invece nella prima partita di playoff il Lugo, partita che ci vede inizialmente fuori casa, quindi siamo andati naturalmente, guardate, a scegliere le maglie e a giocare con Dunguzzafa in meno e altri giocatori che adesso non ricordo. Centro dell'attacco per, se non sbaglio, Bicho, mi sembra che si chiami così. Subito però arriva il gol del vantaggio al decimo minuto di Adama. Su questo lancio perfetto arriva lo stop e poi la conclusione che porta i vantaggi nostri. Poi guardate qui Roman nel grandissimo numero sulla corsia di sinistra, ancora di testa Adama, pericolosissimo, ma arriva il miracolo del portiere. Al secondo tempo arriverà l'occasione al 60° minuto con questa conclusione di Grimaldo che sfiora la traversa. Non riusciamo a raddoppiare, ma guardate invece il Lugo rischia di portarsi sull'1-1, ma arriva Mitruskin che si riscatta la partita precedente dove aveva compiuto quella incertezza. Al minuto 90 invece Bicho, sostituto di Dunguzzafa, porta i nostri sul 2-0. Quindi andiamo a segnare un altro gol importantissimo che sarà essenziale nella partita di ritorno, proprio perché fuori casa i gol valgono doppio. Andiamo finalmente a vedere l'ultima partita di oggi, il ritorno di playoff, raga, e la nostra avversaria sarà sempre naturalmente il Lugo, ma giocheremo in casa. Lugo che si porta in vantaggio proprio come abbiamo fatto noi nei primi minuti della partita, come abbiamo fatto noi nell'andata, ma i nostri non mollano, arrivano subito pericolosissimi nell'area avversaria con questa conclusione che viene praticamente parata sulla linea da parte di un difensore avversario. Ci mette qui un'altra pezza il portiere, ma guardate Roman, la prima traversa che va a colpire, ma non sarà così finita perché guardate qualche minuto dopo, ancora traversa, ancora Roman che di testa oggi in questa partita proprio non c'è. Lancio lungo per Camara che la mette giù benissimo, arriva la conclusione, guardate un po' cosa si mangia clamorosamente, ma al minuto 75 si presenta sul dischetto Roman, non può assolutamente sbagliare, tira così una conclusione che trafigge il portiere e porta i nostri sull'1-1. Gol che ci ha dato la sicurezza certa di essere passati. Sarà proprio così, infatti. Siamo all'ultima partita, sempre andata e ritorno dei playoff. Lo vedrete nel prossimo episodio, raga. Mi raccomando, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, passate alla pagina Facebook, da Instagram, trovate tutti i link in descrizione. Io vi saluto, bella raga, e forza Barça!